Dal Vangelo secondo Marco. Gesù disse: «Non avete letto questa scrittura? La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi». Anche oggi il Vangelo ci porta spiritualmente a Gerusalemme nel Tempio e continua il confronto con le autorità religiose ebraiche del suo tempo. Gesù racconta la parabola dei vignaioli, smascherando quindi i sentimenti dei suoi oppositori. Ricorderemo che ha posto i suoi oppositori di fronte al dilemma della sua persona, quando «ditemi voi con quale, di che natura era il battesimo di Giovanni, io vi dirò qual è la mia autorità». Ecco, con questa parabola Gesù va oltre. Sotto il figlio amato, l'erede della vigna, che nel racconto parabolico viene espulso, cacciato fuori dai vignaioli che vogliono impadronirsi della vigna e dell'eredità, è lui, Gesù. E per noi questa parabola è un estremo appello, lo fu storicamente, un estremo appello alla fede, al riconoscimento della persona di Gesù. Chi non lo accoglie e non lo riconosce volentemente e coscientemente rischia una sorte terribile, come nel Vangelo viene detto. Saranno puniti i vignaioli omicidi, perché solo Gesù è la vera salvezza, è colui che è stata la pietra scartata, ma che è diventata per volontà suprema di Dio pietra di fondamento.